Come si fa a far durare di più una matita morbida se si vuole truccare l'occhio solo ed esclusivamente con la matita? Oggi lo vediamo, perché il trucco dei miei occhi oggi è fatto semplicemente con una matita morbida, la cipria e un mascara. Stop! Ho soltanto questo sugli occhi. Alla fine ci ho spolverato una terra, ma soltanto con questi tre prodotti. Il salvavita per la tenuta del make-up, quando utilizzate soltanto una matita, è l'ausilio della cipria come settante. Quindi andate a prendere le vostre matite morbide e provate a ricreare questo look occhi molto veloce, a prescindere dalla tecnica, perché avreste potuto fare qualsiasi tipo di make-up. Io oggi ho fatto uno smoky, lo smoky, cut crease, triangolo di intensità, ma andando a fissare la vostra matita morbida con una cipria trasparente. Vi lascio il video, buona giornata, ciao amiche mie! Mettiamo caso quindi che voi state realizzando la vostra base, ma che vogliate fare un trucco velocissimo dell'occhio, che duri, ma che vi piacerebbe tanto utilizzare quella matita di un colore bello oppure una matita morbida perché vi piace come scrive per tutto il make-up dell'occhio. Infatti il trucco che avrete visto all'inizio del video vi ho detto essere realizzato soltanto con matita morbida, cipria e mascara. Allora, come prima cosa però ovviamente dovete idratare, poi andare a preparare la palpebra mobile e fissa con quello che vi rimane sul pennello sporco di correttore, perché neutralizzerete tutte quante le discromie e preparerete la palpebra ad accogliere qualsiasi matita vogliate andarci a sfumare sopra. Prima però mi fisso la base, la tonalizzo e la scolpisco, poi utilizzerò la stessa palette per andare a far durare di più la mia matita. Ricordatevi infatti che la cipria trasparente è un fissativo di qualsiasi prodotto morbido che ha necessità di essere asciugato e lì stabilizzato. Disegno le sopracciglia e vi faccio vedere. Base fatta, sopracciglia anche, metto Estasi sulle labbra, così ci siamo tolte anche le labbra, che è il prodotto pH reagente, vale a dire lo passate e si colora. L'avrei potuto anche utilizzare come blush, ovviamente prima della cipria. Passiamo quindi a vedere come fissare la matita sugli occhi. A lunga tenuta o non a lunga tenuta, sempre temperata la matita deve essere. Ripeto, utilizzate la matita che volete, della colorazione che volete. Io in questo momento sto utilizzando di Neve Filigudi. E potete realizzare la tecnica di make-up che più vi piace, perché il fissaggio è a prescindere dalla tecnica. Quindi potreste fare una cut crease, un triangolo di intensità, un Elo Smoky, come anche uno Smoky. Vi faccio vedere. Allora, queste righine che vedete sono ovviamente il correttore che avevo passato prima e che non ho ancora fissato perché non ho incipriato. Quindi, prima di andare a passare la matita, lo ridistribuite, non fissatelo perché dovrete fissarlo insieme alla matita stessa e sarà proprio anche l'ausilio del correttore che vi permetterà di sfumare per bene la matita. Smoky eyes con una matita, la cipria e il mascara? Vediamo. Allora, passate quindi la matita in maniera abbastanza grossolana, senza stare troppo attente, su tutta quanta la palpebra mobile, perché lo Smoky Eyes appunto prevede che questa palpebra sia tutta quanta scura. Non salite troppo e poi se serve potete sempre aggiungere. Qui vi farei notare una cosa: quando partite con lo Smoky Eyes e fate questo e non lo sfumate, l'occhio sembra più piccolo, quindi questo è peggiorativo. Se invece prendiamo un pennello da sfumatura e iniziamo a distribuire la pasta, l'occhio assumerà subito un'altra morfologia. In questa fase dovete stare attente soltanto a non creare chiazze nella sfumatura, perché quando utilizziamo la matita nella fase di costruzione del make-up, dopo sappiamo che ci andremo al di sopra con un ombretto pigmentato che quindi andrà a coprire eventuali discromie. Ma se volete usare soltanto la matita, dovete sfumare con calma di modo che non si veda nessuna chiazza. Se io non andassi a passare sopra la cipria né un ombretto, fra 10 minuti qui si creerebbero tutte le righettine, forse anche prima di 10 minuti. Prendo la stessa matita e la passo nell'interno dell'occhio. Mi munisco di un pennellino tagliato e inizio ovviamente a sfumare anche questa. Se volete dare maggiore intensità ad alcuni punti, qui prima di incipriare potete ancora farlo. Quindi io all'attaccatura vorrei dare maggiore
carattere, quindi riapplico la matita, ma ovviamente non andrò con il pennellino da sfumatura, ma andrò con un pennellino più piccolo, quindi come il tagliato. Se sfumate con una setola molto lunga, la sfumatura sarà più delicata, più morbida e il colore si andrà a disperdere. Se invece andate con un pennellino di precisione, che di norma è da applicazione, il prodotto sarà più presente. Quando avrete sfumato sopra e sotto e avrete raggiunto la forma e l'intensità che più vi piace, aiutandovi anche con il polpastrello perché siamo nella parte grassa, quindi lo potete fare, andate a prendere un pennello da sfumatura grandino e la cipria. Mi raccomando, una cipria trasparente, di modo che la colorazione si andrà solo leggermente a desaturare e l'effetto risulti super naturale sul resto. Nella parte superiore con un pennello morbido e la pigiate finché non sentite tutto asciutto. Sotto invece prendete un pennello più piccolo in sezione e andate proprio a depositare la cipria intanto al di sotto dell'occhio. Questo vi eviterà l'effetto panda, cioè la matita che cola, e poi leggerissimamente la picchiettate anche tra le ciglia. Non sarà un trucco super strutturato, ma per essere fatto con una matita e una cipria, se andate di corsa, questo vi concede un make up della forma e dell'intensità che preferite e soprattutto a lunga tenuta. Poi se lo volete soltanto leggermente intensificare, prima di applicare il mascara a mo' di mascara, ricordatevi che la pasta del mascara con un pennellino può anche essere utilizzata per scurire e riempire la vostra rima, quindi creare un effetto simile eyeliner, o meglio dare proprio più carattere e far sembrare più folte le ciglia. Ma ovviamente questo va passato dopo il fissaggio e poi applicate il mascara. Devo dirvi che questa è Lash Academy di Neve, lo sto usando da un mesetto e anche questa è stata una bella scoperta. Lo scovolino non gli davo molta fiducia, invece è molto bello. Sul sito di Neve, giusto pur parlare, in questi giorni stanno facendo i saldi, ma se aggiungete il codice Marianna10, tutto maiuscolo, un codice accumulabile, quindi sconta di un ulteriore 10% il carrello. Allora, guardate un po' quest'occhio. Matita sfumata, mascara e cipria che aiuta nel fissaggio. È comunque un occhio veloce da fare, bello, secondo me elegante, e questo è l'effetto soltanto di matita, cipria e mascara. Se poi vi siete truccati il viso e volete prendere blush, bronzer, qualsiasi cosa, andate soltanto a creare la vera e propria sfumatura, perché questo aiuterà la tridimensionalità dell'occhio. Quindi semplicemente un colpetto qui. Potete farlo come non, questo per questo ve l'ho messo alla fine, ma è il terzo colore che crea l'effetto più morbido, più sfumato del make-up. Spero vi sia stato utile, prendete la vostra matita morbida e provate a ricreare questo make-up fissandolo con una cipria. E poi scrivetemi sotto, fatemi sapere quanto sarà durato, se di più del solito, oppure nel vostro caso non ha funzionato. Buona giornata, ciao amiche mie!